Dalla convenzione diciamo che risulterebbe il fatto che tutte le spese sono a carico dell'Express, cioè del concessionario, e invece ci risulta che in questi mesi il comune ha continuato a stanziare delle risorse, quindi appunto chiedevamo conto di come mai fosse possibile una cosa del genere e chiedevamo conto pure del piano economico e finanziario che doveva essere allegato alla convenzione e che non c'è, quindi diciamo che sono mesi che lo richiediamo perché come nostro costume prima di esprimere giudizi su qualsiasi cosa, ma parlo dell'aeroporto, ma potrei parlare anche dell'Arcor Phoenix. Vorremmo appunto vedere le carte, no? E quindi quali sono i piani finanziari, le entrate e le uscite per vedere se l'investimento del comune, che ricordo che è di 600.000 euro, sia una cosa sostenibile oppure meno. Quindi diciamo senza dei giudizi ideologici chiediamo i numeri per poter valutare. Quando questi numeri nei mesi non ci vengono dati, beh, ci viene qualche sospetto. Quanto tempo avete fatto richiesto oppure accesso agli atti per vedere anche la movimentazione delle risorse spostate verso l'aeroporto? Beh, è dalla primavera di quest'anno, come sa, diciamo che l'affare aeroporto ce lo siamo ritrovato, visto che fu un'iniziativa della precedente giunta, quindi noi an ancora non stavamo in consiglio comunale e lo stiamo seguendo con molta, moltissima attenzione, perché diciamo ci piace capire e studiare, e diciamo che in questi mesi ci sembra di aver capito molto su quell'argomento lì, anche perché non sono sicuramente rassicuranti i mancati le promesse mai mantenute su quell'aeroporto lì, e è preoccupante il fatto che la notizia di ieri del fatto che la regione è come dire, abbia riscontrato delle numerose irregolarità della Express per il bando degli 880.000 euro per l'assunzione di 60 lavoratori. Quindi diciamo che, come dire, non ci tranquillizza, no? Il fatto che il concessionario per 20 anni dell'aeroporto dell'Aquila ha un suo primo atto verso la regione lo faccia con numerose irregolarità. Perché è solo l'appello per l'Aquila in questa battaglia? E non so, questo lo chieda agli altri consiglieri comunali. Siamo abituati a essere soli e Cioè, madi. siete solo voi a fare l'opposizione, parlo con un'altra domanda. No, questo non è propriamente vero. Diciamo che ci piacerebbe sicuramente un'opposizione un attimo più battagliera e, se mi permette, un attimo più studiosa. Eh Delle carte. sì.